sì, è un po'. Certo, abbiamo iscritto un fascicolo per omicidio colposo allo Stato e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Però siamo ancora nelle prime fasi di questa indagine, bisogna vedere la causa della morte e fare altri accertamenti. Sono libici? Sulla nazionalità ancora non possiamo dare notizie precise. I cadaveri erano racchiusi nella stiva? Sono 49. Sono racchiusi nella stiva? In un container frigorifero? No. Il frigorifero evidentemente sono state messe sulla nave, che è una nave svedese di Frontex che ha preceduto queste operazioni. Dico, c'è un'idea di quello che è successo precisa da parte vostra? L'ipotesi può essere che la morte è dovuta ad asfissia per il tanto la presenza di tanti soggetti in un locale chiuso e ristretto, e poi i gas di scarico del motore di questa imbarcazione. Ripeto, siamo ancora nelle primissime fasi di questa indagine, bisognerà fare, ritengo, qualche autopsia e saperne di più. I cadaveri arrivano qui perché c'è un'inchiesta vostra? C'è un preciso... arrivano qui poiché questa è stata la disposizione data dall'esterno. Procuratore, però siamo, che sembra non esserci traccia di scafisti, questa nave dei soccorsi, il peschereccio. Gli oltre 400 immigrati che scenderanno dalla nave verranno accolti come sono stati sempre accolti in questi due anni gli oltre 170.000 immigrati che sono giunti a Catania. Con grande rispetto, non lasceremo nulla di intentato. Quello che è alla comunità catanese, e quando parlo della comunità catanese parlo del comune di Catania, della prefettura, della questura, dell'arma dei carabinieri, della finanza, del mondo del volontariato e dei cittadini comuni, interessa è che innanzitutto si dia giusto, si intervenga in maniera opportuna nei confronti di chi ce l'ha fatta, quindi nel modo più dignitoso possibile verranno accolti gli immigrati che scenderanno dalla nave. Per quanto riguarda le salme, stiamo aspettando anche disposizione da parte della Procura, per quanto è di competenza del Comune, noi ci adopereremo perché tutto avvenga nel modo migliore possibile. Sapete che il Sindaco ha assunto l'impegno a che le 49 salme vengano sepolte presso il cimitero della nostra città.